star di oggi. Io vorrei invece introdurvi un uomo, un grande professionista, il nostro mago del sorriso, che pensate ha ricevuto proprio in questi giorni un premio alla carriera. Sto parlando di Giovanni Macrì. Grazie. Dottore, bentornato. Il premio speriamo che non sia finita la carriera, perché di solito lo danno a fine carriera. Io spero ancora qualche anno. Dottore, sei troppo giovane, dottore, per essere a fine carriera. Allora, io mi accomodo, perché noi l'ultima volta ci siamo lasciati con un interrogativo che era legato al fatto, legato insomma alla questione sui denti, cioè quando cadono alcuni denti, come facciamo, che soluzioni possiamo adottare? Esatto, Bianca, avevamo parlato come curare i denti malati, ma quando i denti ahimè non ci sono più, vediamo quali sono le soluzioni. Sappiamo le cause, sono le solite, la carie, le malattie del parodonto, le parodontiti e i traumi, eccetera. Però adesso, quando i denti invece, uno o più denti, vengono meno, bisogna trovare la soluzione. Un po' di anni fa la soluzione era la protesi rimovibile parziale, tanto odiata, come potete vedere, oppure il ponte fisso. Il ponte fisso però è una soluzione che comportava la perdita di tutto lo smalto e parte della dentina dei denti limitrofi, quindi si sacrificava del tessuto sano. Adesso diciamo, invece, ci sono delle soluzioni, c'è una soluzione moderne che io faccio vedere. Vediamo. Con la moderna implantologia endossea, vedete, si introduce una vite nell'osso che fa la funzione della radice, poi ci sarà un perno e sopra la corona. Faccio vedere in dettaglio. Quindi non c'è più bisogno di sacrificare altri denti per aggiungere uno. I denti limitrofi non si toccano più. La corona come può essere? Può essere o in metallo ceramica o in zirconia ceramica. Maestro, ha detto la corona dei denti, non la corona della regina. Maestro, che ha fatto questo weekend? Che è successo? Qualcosa? Si era autoincoronato? Re di che cosa? Poi me lo dice in privato, va bene, maestro? Con tutto il fastidio che le do, sicuramente qualche sempre cosa corone sono, allora. Però, sempre corone sono. Sempre corone sono. Allora ripetiamo, le metallo ceramiche. Metallo ceramiche. In zirconia ceramica, sì. O integralmente in zirconio o integralmente in ceramica, soprattutto quelle di silicato. Quali differenze ci sono tra questi vari materiali, allora, dottore? La differenza è estetica, perché all'interno della struttura, la struttura non è più scura, quella in zirconia, ma è bianca, e quindi la valenza estetica viene esaltata. Ancora di più. Di più. Allora, vediamo se ci stanno scrivendo da casa, dottore, qualche domanda, sentiamo. Qualche curiosità, Giampaolo? Ci stanno incoronando di messaggi. Sì, ce n'è uno in particolare da Lara di Perugia che dice: dottore, ci dà qualche consiglio per l'igiene degli impianti? Allora, l'igiene degli impianti bisogna dividerla in due fasi. La prima fase è quella post-operatoria, dove le ferite sono ancora fresche, diciamo, e quindi bisogna utilizzare uno spazzolino molto morbido. Laddove invece gli impianti ormai sono osteointegrati, qui bisogna, cara Bianca, avere una cura ancora maggiore di quella che si ha sui denti naturali, perché se no si possono instaurare quelle che si chiamano mucositi, che degenerano in perimplantiti, con la conseguenza perdita dell'osso che sostiene l'impianto. Quindi è ancora più importante, cari telespettatori, utilizzare lo spazzolino, il dentifricio e la regola del 3x3, che la nostra Bianca... conosciamo. Allora, la regola del 3x3 ve la ricordo ancora una volta: bisogna lavare i denti 3 volte al giorno per 3 minuti ciascuna, mi raccomando. Allora, invece, dottore, abbiamo parlato di denti che cadono, ma quando è tutta la dentatura ad essere compromessa, cioè quando si perde tutta la dentatura? Abbiamo parlato di uno o più denti, e quando non ci sono più i denti? E quando non ci sono più i denti, che si fa? Vediamo un po' cosa mi fai. Vado? Vado? Olè! Aiuto! Forse qualche nonno o bisnonno tuo si ricorda la dentiera sopra il comodino. Mi ricordo dell'acqua. Quella di mio nonno, ecco, veramente. Quella era odiatissima e fastidiotissima. Adesso c'è un'altra soluzione, che è quella dell'implantologia a carico immediato. Che io adesso vi illustrerò proprio passo passo. Allora, vediamo. Allora, si procede inserendo nel mascellare inferiore, la mandibola, almeno 4 impianti, e nel mascellare superiore 6 impianti. Dopodiché si arriva alla presa della
impronta, la famigerata presa dell'impronta. Perché mi guardi così? Perché mi stava venendo un'idea un po' malvagia, nel senso che siccome noi non abbiamo mai mostrato questa cosa in televisione, cioè come si fa a prendere l'impronta. E ci vuole una cavia. E ci vuole una cavia. Io avrei pensato a Giampaolo Gambi. Vuoi Giampaolo? Molto bene. Puoi venire per favore? Da Macri. C'ho un impegno però, non so se posso. Vabbè, vieni Giampaolo, vieni. Giampaolo. Dai, che siccome ormai stiamo per arrivare, insomma, alla conclusione, allora, volevo vendicarmi di questi quattro anni passati insieme. Prego. Grazie. Macri, mi metta qualunque cosa, un impianto sciistico, balneare, faccia impianti come crede nella mia. Allora, adesso mi scegliamo. Cosa deve fare? Facciamo l'impronta, facciamo vedere come si fa. Facciamo l'impronta. Prenda anche le impronte digitali, che non si sa mai, dottore. Ecco, adesso si sa che ha combinato. Questa è l'impronta tradizionale, invece poi adesso c'è quella con lo scanner per l'impronta che è chiamata digitale. Ok. Quindi è un'impronta più moderna, però noi andiamo sulla tradizione. La tradizione. Anche perché è più fastidiosa, quindi. Bravo, bravo, dottore, mi piace così, così sadico. Io ho l'impronta dentale pulita. Vediamo. La fedina dentale è pulita. Dottore, una domanda, questo materiale si può lasciare per sempre lì? Sì, sì, vediamo, procediamo molto lentamente, a volte vai Giampaolo, vai che ce la fai, il vomito, però mi sembra che lui è bravissimo. Ecco, ce l'abbiamo fatto. Come va Giampaolo? Sì, mi sembra giusto. Guarda, è più chiaro quando parli così che quando parli senza di fronta. Benedetta? Sì. Tu che rapporto hai invece col dentista? Beh, io devo dire sono affezionata moltissimo al mio dentista. A parte che ho dei denti che sono delle pale, sembro Alberto Sordi nel film I Complessi, te lo ricordi? Sopra la panca di Capracampa, sotto la panca. Sì, me lo ricordo, certo che me lo ricordo. Ma non è vero, sono di tendenza, è molto bello il sorriso di Benedetta. Però mi chiedo quanto, cioè, se una persona non se lo può permettere, che succede? Come... quanto costa, insomma? Questo è un tasto dolente. Visto che parliamo di denti, chiamiamo proprio un nervo scoperto. Effettivamente il caro dentista è stato sempre un... metto la visiera perché non avete bisogno di metterla. È molto facciamo carino Giampaolo, potresti, ecco, rimanere così? Facciamo un primo piano, è troppo carino. Il dentista è stato sempre un problema per quello che riguarda l'aspetto economico. Io sono arrivato a un punto della mia carriera in cui adesso vorrei dedicarmi più al sociale, lasciare magari i miei figli, i miei studi e dedicarmi un pochino più al sociale per fare in modo che le persone possano avere un sorriso gradevole senza spendere tanto. Io questo è un impegno mio proprio che nei prossimi anni, però bisognerebbe fare molto molto di più, sia noi colleghi ma anche a livello. Allora facciamo, tutti dobbiamo avere il diritto ad avere un sorriso. Assolutamente, perché anche per l'estetica, perché il risvolto psicologico di avere un sorriso accettabile e gradevole è importantissimo, non è secondario alla funzione. Assolutamente no, e per questo ti ringraziamo, oltre che la professionalità, per la tua sensibilità. Mi sa che Benedetta aveva un'altra domanda sì, per te. Sì, ma io mi chiedo, ma la ASL lo passa? Purtroppo un po' di tanti anni fa qualcosa sì, ci sono delle liste d'attesa, ma è quasi impossibile poter usufruire della struttura pubblica, soprattutto per gli impianti, per le faccette, per le protesi, forse per la cura, per la pulpite, per il mal di denti sì, ma per tutto quello che riguarda il ripristino di una funzione e di un'estetica del sorriso, purtroppo i tempi sono lunghissimi e quindi è quasi impossibile. Allora dottore, abbiamo preso l'impronta a Giampaolo. Come va Giampaolo? Ecco, io meglio. Ecco, parlo meglio. Che si fa a questo punto? Allora, a questo punto si aspetta che si manda in laboratorio e si aspetta che arrivi il manufatto protesico, che arrivi la protesi. Allora, vediamo qualche prima e dopo di alcuni dei tuoi pazienti, Giovanni, per rendere ancora più chiara l'idea ai nostri telespettatori. Guardiamo. Ecco, questa era una paziente che non aveva nessun dente nell'arcata inferiore, poi è stato ripristinato nel giro di 24-48 ore. Questo si chiama carico immediato. Carico immediato. Abbiamo ancora foto? No. Non ne abbiamo più, non ne abbiamo più. Allora, grazie ovviamente dottore per questi consigli, credo che insomma avrai più che soddisfatto i nostri telespettatori e grazie ovviamente. Come è andata? A Giampaolo. Quindi posso portarlo a casa? Non certo, certo. No, puoi rimetterglielo gentilmente, ci vediamo tra poco, dopo la pubblicità, mi raccomando, tra poco Giovanna Civitino con noi per un'altra delle sue imprese. Tra poco, le uova di cioccolato, vi piace?